Sicuramente queste ultime 2 settimane sono state veramente settimane serrate di confronto continuo con l'azienda sanitaria e con la Regione Toscana. Abbiamo cercato di chiedere in maniera puntuale che fossero permesse alla ripartenza di tutti i servizi presso l'ospedale Serri Story, con una sottolineatura particolare per il pronto soccorso, perché abbiamo visto davvero tanti episodi di difficoltà della nostra cittadinanza che si sono riferiti presso il presidio e che sono stati possibili accogliere le loro necessità solo grazie alla professionalità e alla generosità degli operatori interni all'ospedale, ma con le difficoltà enormi di scelte organizzative che non sono comprensibili da parte dell'azienda sanitaria. Abbiamo tenuto un confronto serrato, abbiamo chiesto che ci fosse una risposta anche con un cronoprogramma definito della ripartenza. Ancora oggi purtroppo il cronoprogramma che abbiamo visto è insufficiente e lacunoso. Si parla di una ripartenza al momento per i primi di luglio del pronto soccorso, ma noi non siamo soddisfatti di questo elemento, ma vogliamo dire di più, che non è possibile che ogni occasione il nostro presidio sia quello che maggiormente soffre la diminuzione del personale o le difficoltà. Si parla a livello nazionale di ripartire dalla sanità territoriale e che i territori dove la sanità era rimasta sono stati quelli più capaci di rispondere all'emergenza sanitaria. Si parla di milioni di investimento anche in Toscana sulla sanità, noi vogliamo sapere quali saranno le risorse che saranno investite anche sul nostro presidio. Per questo in questo momento non chiediamo solo che riapra immediatamente il pronto soccorso senza attendere non si sa quale data a luglio, ma chiediamo anche che ci sia una prospettiva di lungo periodo per il nostro presidio, perché dei tanti milioni di euro di cui giustamente si parla, dei tanti investimenti di cui si parla, ma soprattutto di quella fondamentale funzione che hanno svolto i piccoli ospedali e presidi territoriali per attutire l'emergenza da coronavirus, dobbiamo capire cosa di questo ci portiamo nel futuro. Noi crediamo che il nostro ospedale possa essere luogo di investimento per dare effettivamente quella risposta che ha reso meno fragile la sanità, perché i territori ancora funzionavano, e crediamo che su questo debba arrivare una risposta anche dalla politica regionale. Pertanto chiediamo dei segnali concreti davvero nel corso dei prossimi giorni, perché altrimenti davvero comprendiamo come mai le persone siano così preoccupate e come mai ci siano tanti cittadini che ci chiedono di mobilitarci insieme a loro per chiedere risposte, e quindi sicuramente vorremmo stare anche noi al loro fianco. Il 26 giugno c'è una grande manifestazione a Figline, l'amministrazione comunale di Figline prenderà parte. Sicuramente vorremmo vedere quali saranno entro quella data gli impegni che prenderà l'azienda sanitaria, perché ora non si possono fare promesse, bisogna vedere i fatti. Quindi nei prossimi giorni continueremo a misurare nel concreto quello che farà l'azienda sanitaria, e ovviamente prenderemo anche le decisioni conseguenti laddove non si vedano i segnali che stiamo chiedendo ormai da troppe settimane.